La sua fama. Caterina De Ricci, 1522-1590, mistica cristiana, al secolo Alessandra Lucrezia, canonizzata dalla Chiesa nel 1746. Figlia di una famiglia patrizia fiorentina, nel 1535 veste l'abito dell'ordine domenicano nel monastero di San Vincenzo a Prato, dove si fa notare per la sua grande dolcezza d'animo e le doti contemplative che tuttavia non la distolgono dai doveri quotidiani. Nel 1542 sperimenta la prima estasi, in cui vive fisicamente la passione di Cristo, manifestando il segno delle stimmate e della corona di spine. Questi rapimenti si susseguono regolarmente per 22 anni, ogni giovedì pomeriggio, fino alla sera del venerdì. La sua fama spinge laici, prelati e nobili a chiederle consigli, tra cui la granduchessa di Toscana Giovanna d'Austria, Papa Pio V, il cardinale Borromeo, Filippo Neri e Maddalena de' Pazzi, futuri santi. Il consiglio di Caterina è sempre quello di trovare la pace in se stessi attraverso un gagliardo combattimento nella preghiera. Commento. Meraviglia il numero degli sconosciuti che hanno raggiunto la loro evoluzione attraverso un gagliardo combattimento da religiosi e anche da laici.